La Gamescom di Colonia è da 10 anni il palcoscenico europeo più importante dell'industria videoludica e come tutti gli anni anche Game Legends era presente alla manifestazione. Oltre ai molti titoli indipendenti interessanti che all'evento tedesco hanno meritato il loro spazio, erano chiaramente presenti molti titoli blasonati attualmente in sviluppo. A tornare stavolta è la saga dei Cavalieri dell'Apocalisse. Darksiders 3 è pronto a colpire nel segno e, contrariamente a quanto si pensa, il titolo è ben diverso dai predecessori. Con l'espansione del brand e della storia, gli sviluppatori di THQ Nordic hanno pensato ad un ennesimo e diverso stile di gameplay per questo nuovo capitolo della saga. Infatti, vestire i panni di Furia sarà completamente diverso, allontanandosi da quanto fatto con Morte e Guerra, i due fratelli che abbiamo impersonato nelle due storie precedenti. Furia è l'unica donna dei quattro cavalieri, e questo la pone senza dubbio su un piedistallo. Ma non fatevi ingannare dal gentil sesso, la ragazza è ben più pericolosa di quanto possiate pensare. La donna con cui avrete a che fare è l'unica maga del gruppo, e questo la rende un personaggio poliedrico e molto diverso dagli altri. Nel corso del gioco la vedrete cambiare capelli e forma in base all'elemento che controlla in quel momento, come ad esempio il fuoco che farà risplendere la sua chioma con fiamme e lapilli. Il cambio degli elementi, che potrete applicare nel gioco, cambierà di conseguenza anche il vostro rapporto con il paesaggio e con i punti da raggiungere. Ad esempio potrete dare fuoco ad una ragnatela che, bruciando, impatterà su un insetto esplosivo che a sua volta distruggerà un cancello a voi precluso. Il titolo punta ad essere una sorta di Souls-like, basandosi sul fatto che vi toccherà imparare molto circa i pattern dei nemici e le azioni che compiranno. Aspettatevi dunque dei cambiamenti improvvisi in base al loro livello, ma anche in base alla quantità di salute che rimarrà ad essi durante gli scontri. Le criticità viste al momento riguardano il settaggio dei tasti, spesso anacronistico ed in generale molto scomodo. Un'altra nota dolente al momento potrebbe essere legata al sistema ibrido di gioco, a metà tra un Souls-like ed un Darksiders game, che potrebbe minare l'identità complessiva del titolo. Nonostante questo, la nostra prova è stata tutt'altro che sgradevole e le attese per il terzo capitolo di una serie apprezzatissima dal pubblico rimangono sempre altissime. Non ci rimane che darci appuntamento alla release del gioco prevista per il 27 novembre 2018 su PC, PlayStation 4 ed Xbox One.